avvicinate. Date da me. Vi ringrazio. Prima di iniziare, poiché già facciamo schifo al cazzo, devo un attimo aggiustare, almeno per rendermi più meno schifoso, ci mettiamo questo cuscino di sangue, se fa meno caldo possibile, caldamente qui a Foggia Reale, ci mettiamo sta copertura, così copre un po' la fognamma che appare, eccetera eccetera. Permesso un secondo, quindi mi metto sta fognamma, ecco qua. Adesso così, no? Vedi, siamo un poco più. Questo è il reparto, questa è l'apparenza curdorata, cioè curdorato. Carcerato più curdo curdorato. Questo qua che cos'è? Questo qua è il ventilatore, fognilatore, in dotazione a Poggio Reale, che è ovviamente un ventilatore, fognilatore olistico, ecologico e minimalista, come si direbbe. Cioè, minimalista ci significa che è al minimo, giusta mia. E ovviamente è tutto in automatico, per cui è l'ultima generazione e questi sono i ventilatori di Poggio Reale. Comunque, prima di iniziare, è doveroso dover dire, posso fare una piccola prefazione. Ora veniamo subito al nocciolo della questione. Questi sono tutti i miei appunti, perché per chi ha già visto altri video miei, poiché ho problemi di memoria e non riesco a ricordare, e troppo devo scrivere, perché quando non sono connesso dico stronzate. Comunque ve lo dirò man mano. Nel mentre, se qualcuno stesse guardando questo video, non so se sono ancora vivente o se qualcosa in qualche modo fosse successo al mio corpo, quindi non a me, al mio corpo, non a me, anche perché il mio corpo fisico, ovviamente, parlo del corpo fisico, anche perché da parte mia farò di tutto per tenerlo in vita, il mio corpo. Anzi, stando in un posto come Poggio Reale, Poggio Fognale, dovrei dire di tenerlo in morte, perché Poggio Reale, in un carcere come Poggio Reale, non si vive, ma si muore momento per momento, quindi sarebbe giusto dire per tenerlo in morte. Comunque, questo almeno fino a quando non mi saranno riconosciute le richieste del mio dissentire. La corda che non vedete alle mie spalle e che vedrete in qualche altro video non è sicuramente per suicidarmi impiccandomi, ma diciamo una sorta di precauzione nel caso che, mentre video registro questi fogno blog, venga beccato in fragranza di reato dalle guardie. Fragranza di reato, tra virgolette. Allora non esiterei a farlo, poiché tra le due opzioni sceglierei l'impiccagione, pur di non cadere prigioniero nelle mani di un sistema aguzzino che non so quale forma di abusi e torture mi riserverebbe, oltre a quello già subito sinora. Sì, perché ovviamente il mio video fognobloggare, per il sistema di giustizia corrotto e deviato, sarebbe appunto un grave reato. Cioè, io che vi sto dicendo e vi sto esponendo la verità di certe violazioni, abusi e quanto di schifoso e di fognatoso c'è a Poggio Reale, sarei io che commetto un reato. Cioè, a rivelarvi le verità che si nascondono, cioè le brutture, le violazioni, gli abusi che si nascondono dietro questo mostro di ferro, mostro di cemento, come è stato chiamato dagli altri, ma che io ho chiamato Poggio Fognale, sarebbe un reato. Quindi sono io che commetto il reato dicendovi, esponendovi le verità. Allora, comunque, andiamo al punto della fogna questione, la fognestione.
Per coloro che non avessero già avuto modo di vedere un mio fogno blog e ovviamente fossero in qualche modo incuriositi, intrigati, interessati o altro, sono sempre l'ambasciatore, cioè il fognatore, Toriello Angelo, anzi pure Antonio, mettiamo, prova, rappresentante dei fogna, dei fognorari, cioè i carcerati, e della fognamma che continua a perpetrarsi in questo carcere di Poggio Fognale, in cui sono detenuto in ostaggio dalla giustizia italiana da quasi 24 mesi, quasi 2 anni. Quindi mi muovo un po' anche così per dare l'idea, per non essere troppo statico, sennò poi vi annoiate, diventa monotono il video. Quindi mi muoverò un po' a modi, capito, regista documentarista serio, senza sapere che ho un telefono di merda, un telefono cinese ovviamente, della qualità quasi, non dico meno di zero, ma però, come ben vedete, mi permette di fare quello che sto facendo. Quindi, come vi dicevo, sono comunque il rappresentante fognomatico, cioè rappresentante fognomatico dei fognurati, dei carcerati, della fognamma che continua a perpetrarsi in questo carcere di Poggio Fognale. E badate bene, da presunto innocente, ve lo ripeterò sempre, badate bene, tutto quello che sto subendo, come tanti, ovviamente, è da presunto innocente. Vabbè, e che ovviamente la Costituzione italiana dovrebbe garantire questa presunzione di innocenza, ma non è così, perché è semplicemente solo certezza di reato, certezza non di innocenza, certezza di chi ha commesso il reato. Infatti, riallacciandomi a quello detto dal ministro Salvini, io sono uno dei 60.000 cittadini presunti innocenti incarcerati. È vero, male che lo dice lui. Comunque, andiamo avanti, e anche perché entreremo nei meriti delle varie questioni man mano che il video fognoblog rollerà. Per dirla in inglese, to roll, cioè continuerò a girare questi fognoblog. Come vi accennavo, cercherò di fare questo, cercherò di fare quanto possibile di rappresentarvi la vicenda giudiziaria in cui sono rimasto intrappolato in un modo comprensibile, proprio perché essa è alquanto complessa, scusatemi, e anguillesca, per dirla con le parole del PM accusante. E lo farò per punti, anche perché mi è più facile esprimermi considerate le mie condizioni psicofisiche. Questo sempre gli appunti, quale mi ritrovo per tutto quanto subito in questi 24 mesi di detenzione disumana. Ah certo, non ve lo do a dimostrare come se fossi impazzito, che oppure che c'ho qualche no, cerco di farlo con dignità, nonostante tutti questi problemi cerco di farlo di dignità, quindi non devo simulare nulla, però i problemi ci sono anche se non li si vedono, a meno che non mi volete che vi dico tutte le cose un poco, ma non lo farò, e che soprattutto hanno aggravato un mio già congenito e precario problema di memoria a discapito della mia estemporaneità. E questo, quando non connesso, mi rende, cioè quando non connesso, capitemi, connessione, mi rende difficile parlare in modo sempre sensato e logico. Non so se quello che sto dicendo è sensato e logico per voi, ma va bene, per me in questo momento lo è. A meno che non leggo. Quindi, eccomi di nuovo, ho fatto un po' di replay. Eccomi a voi per l'appunto con i miei appunti, per riepilogarvi i punti salienti della mia vicenda in vari punti. Vi ho fatto anche la rimetta, un po' di rimetta, così. Vabbè, allora andiamo al primo punto. Considerato... no, un secondo, ma ve lo dico.